Salve a tutti. Questo periodo di coronavirus, molti, da quello che vedo su internet, su Facebook, Instagram, si dedicano ancora di più allo studio della musica. Io invece non sto proprio in vena questo periodo, sebbene sia un abbastanza, diciamo, costante nello studio, però in questo periodo non me la sento proprio di prendere in mano lo strumento ad maiora. Però avevo sempre un'intenzione, quella di fare un video un po' particolare. Ovvero, ho visto che su internet non c'è un video del genere. Ovvero tra una ipotetica correlazione tra fisica quantistica e arte. Ora, questa non vuole assolutamente essere una lezione di fisica quantistica, quanto non ce ne sarebbe il tempo, e per capire la fisica quantistica bisogna fare un percorso di studio, diciamo così, un po' particolare, quindi cercherò di far capire in brevissimo tempo cos'è la fisica quantistica e la sua ipotetica, sottolineo ipotetica, correlazione all'arte in genere, e quindi anche nello studio del flauto, di uno strumento in genere, ma anche della pittura, tutto ciò che è intellettuale. E che crea una corrente che può essere artistica, politica, qualsiasi tipo di corrente, diciamo, intellettuale. E per corrente intellettuale intendo un moto che definirei cerebrale. Poi capiremo un po' cosa intendo. Bisogna dire che la fisica quantistica nasce intorno al 1920. Faccio un breve riassunto, diciamo, per la cosiddetta scuola di Copenaghen, capitanata dal premio Nobel Bohr, e da un nuvolo di studiosi di fisica. Ora, tra cui Pauli è uno dei più giovani, 23-24 anni, appena 21enne. Pauli, io lo considero personalmente, non solo io, un genio della fisica. E aveva un carattere molto rude, molto freddo, molto glaciale, matematico, diciamo così. E se gli potessi dare un soprannome, lo soprannominerei il Caterpillar della fisica quantistica. Perché? Perché essendo una persona molto rude, ecco, molto fredda, frantumava in continuazione le teorie degli altri fisici quantistici, anche della scuola di Copenaghen. E Einstein era più anziano di lui. E diceva sempre che l'unico giudizio che temeva era quello di Pauli, del giovane Pauli di soli 21 anni. Quindi consideriamo che mente che era questo studioso. Per fare un piccolissimo riassunto, semplice, semplice. Prima cosa vorrei dire una cosa, che alla fisica quantistica, a mio parere, si può giungere attraverso due strade. Facciamo finta che la fisica quantistica sia una piazza. È possibile giungervi attraverso due strade. Una, quella dello studio della fisica atomica, appunto scuola di Copenaghen, scuola di Bohr, oppure attraverso la scuola junghiana. Poi vedremo perché. Non a caso, infatti, Jung e Pauli,
Jung, famoso psicanalista, si incontrarono nella loro vita e per 25 anni ebbero un forte scambio di opinioni. Allora, che cosa scoprì Pauli? La faccio proprio semplice, semplice. Facciamo finta che questa sia il nucleo dell'atomo, ok? Intorno a questo nucleo di atomo, dell'atomo, girano gli elettroni. Benissimo. Ha scoperto che in una sola orbita, due elettroni, se girano due elettroni, hanno spin opposto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, come la Terra con il Sole, la Terra, oltre a girare intorno al Sole, ruota su se stessa, sul proprio asse. Ecco, ha scoperto che se due atomi girano intorno, nella stessa orbita, intorno a un nucleo, hanno spin opposto, ossia rotazione sull'asse opposto. Ora, entrando nel merito della questione quantistica, e cosa ha scoperto ancora? Che se questi due elettroni entrano in entanglement, in sincronia, diciamo così, una volta, anche se questi due elettroni vengono spediti dalla parte opposta dell'universo, questo entanglement rimane, come se rimanessero connessi. Einstein diceva telepaticamente. E infatti Einstein si opponeva in grosse linee alla scuola di Copenaghen. Quindi, andiamo avanti su questi due elettroni. Quindi prendiamo due elettroni e li facciamo roteare sulla stessa orbita intorno al nucleo dell'atomo, entrano in sincronia anche per breve tempo, rimangono connessi anche se vengono spediti dalla parte opposta dell'universo. La cosa incredibile, ecco perché Einstein si opponeva a questa teoria, a questa scoperta, che questa sincronia, anche se gli elettroni si distanziavano per tutta la lunghezza della grandezza dell'universo che è stata studiata a 13,5 miliardi di anni luce, questa sincronia rimane attiva. E c'è di più. Pauli sosteneva che un osservatore, quindi uno studioso, un osservatore, senza perderci poi in perché, in fasci di fotoni, eccetera, però cerchiamo di far capire. Un osservatore osserva un elettrone di questi due, no? Spediti dalla parte opposta all'universo. Quindi se un osservatore osserva un solo di questi due elettroni, questi due elettroni, questo elettrone che viene osservato, si posiziona o su o giù. Istantaneamente l'altro elettrone, a distanza di 13 miliardi e mezzo di anni luce, si posiziona in senso opposto. Quindi un osservatore può influire in un esperimento atomico. Non solo perché Einstein non credeva a questa teoria, a questa scoperta. Perché se il collegamento è istantaneo, i 13 miliardi e mezzo di anni luce, che è la grandezza dell'universo, non potevano essere coperti, in quanto Einstein sosteneva nella sua relatività generale che la velocità massima che poteva essere raggiunta e non superata era la velocità della luce, che è 300.000 km al secondo. Com'è possibile, diceva Einstein, che due particelle di atomi fossero collegati istantaneamente anche a 13 miliardi, 5 anni luce, ossia ci doveva essere un qualcosa che correva più della luce e quindi distruggeva la sua legge di relatività. Non solo, sorvolando su alcune cose, veniva annullata anche la concezione di spazio-tempo einsteiniana, che vuol dire non esiste più spazio e più tempo, perché
se la correlazione è istantanea, quindi si annulla la velocità della luce, si va oltre la velocità della luce, ma anche lo spazio e il tempo vengono annullati perché non esiste più spazio e più tempo. E poi qui ci sono altre teorie che subentrano, però noi fermiamoci a questo che ci interessa. Quindi Einstein non credeva a questa scoperta di Pauli, anche se lo ammirava infinitamente, e fece alcuni paradossi, sarebbe interessante parlarne, però cerchiamo di rimanere in tema iniziale. Quindi viviamo noi in un mondo che Einstein definiva, se fosse vera la teoria di Pauli, telepatico, ossia le particelle comunicano istantaneamente, al di là della distanza, dello spazio-temporale, nell'universo. Quindi abbiamo un universo che si basa su questo e non sulla visione newtoniana. È ben più complessa la questione. Quindi se, guardate, faccio proprio un riassunto di riassunto, un fisico trovasse nell'universo un elettrone che rota con uno spin, deve benissimo presupporre che da un'altra parte dell'universo ci deve essere un altro elettrone che ruota in senso opposto. Quindi nulla più al caso. Nulla più è al caso nell'universo. E qui si apre anche una polemica fatta di paradossi, eccetera. Ora, questo che cosa ho raccontato questo perché? Quale motivo? Per far capire che viviamo nel mondo quantistico, viviamo in un mondo fatto di frequenze. E nel mondo quantistico c'è la cosiddetta indeterminazione di tutti gli esperimenti, in quanto le particelle non possono essere localizzate con spazio e temporale, ovvero di una particella si sa la velocità o si sa la posizione. Quindi, proprio per questo principio di indeterminazione di Heisenberg, nulla è misurabile, tutto vibra, tutto ha una frequenza. Ora, e se tutto ha una frequenza, Newton viene messo in discussione, perché Newton ha due punti fissi. Lì ha fatto un calcolo ben preciso, ma non è così nel mondo dell'atomico, nel mondo atomico, perché tutto ha una frequenza. In realtà, tutto ciò che avviene nel mondo atomico ha un certo riscontro nel macrocosmo, anche nella nostra vita. Allora c'era un fisico quantistico, Emilio Del Giudice, che giustamente, e qui faccio un salto nell'esposizione, mi andrei troppo oltre, in cui diceva che l'essere umano, ma non solo l'essere umano, tutte le particelle dell'universo hanno una propria vibrazione, una propria frequenza, e questa frequenza è sfruttata attualmente anche nel mondo, nelle fabbriche. Ad esempio, per estrarre l'oro, materiali preziosi o materiali particolari da particolari vasche, viene immersa una lastra la quale viene fatta appunto vibrare, viene fatta risuonare a una certa frequenza, e se viene fatta risuonare la frequenza dell'oro, ad esempio, l'oro viene attratto. Quindi nell'universo, cioè per il principio di coerenza tra le molecole, se una molecola a una certa frequenza attrae, al di là dello spazio e della distanza, ecco perché fisica quantistica, come gli atomi, come gli elettroni, queste particelle si attraggono, ossia le particelle che hanno, le molecole che hanno lo stesso numero di frequenza si attraggono, e viene appunto sfruttato in America per estrarre l'oro, estrarre particolari materiali, ma anche nella medicina. Ad esempio, il diabete, si sa che il diabete è una disfunzione del pancreas, ok? Quindi si presuppone che le molecole del pancreas, quando funzionano male, hanno una frequenza sbagliata. Quindi esistono delle macchinette, questo me l'ha detto un professore universitario, macchinette che tendono adesso, la cura del pancreas nel futuro sarà di resettare, diciamo così, la frequenza delle molecole del pancreas, al fine di dargli la giusta frequenza e quindi guarirlo, perché in fin dei conti la medicina
nella futura medicina è ridare la giusta frequenza alle molecole. L'identica frequenza di molecole fa sì che, ad esempio, le molecole del pancreas non si disperdano nel corpo, ma rimangono coerenti. E mi il giudice fisico-quantistico diceva, si spingeva a dire che quando una molecola perde la frequenza si forma il tumore, ovvero danza in maniera asincronica con le molecole vicino e si ammala. Ok, quindi questa è una premessa, quindi per dire che nel mondo quantistico le molecole con stessa frequenza si attraggono al di là delle distanze, al di là del tempo e dello spazio, per il discorso che abbiamo fatto all'inizio degli elettroni. Bene. È stato studiato che, sempre da Emilio Del Giudice ne fa accenno, ma non solo lui, tra i fisici quantistici. E qui bisognerebbe parlare di Jung, e parleremo se abbiamo tempo, che praticamente le molecole cerebrali dell'essere umano hanno una frequenza. Questa frequenza si genera in base alla propria storia. Se uno ha una certa storia, fin da bambino, nella famiglia, quindi valori familiari, valori culturali, eccetera, alla nascita, creano una certa frequenza. Questa frequenza fa sì che tra esseri umani vi sia un'attrazione o non attrazione. Quindi, tornando al discorso correlazione fisica quantistica e arte. Gli incontri nel campo artistico sono importantissimi, ossia fanno l'artista. Un grande maestro di flauto mi diceva sempre: da solo, Fabrizio, non si fa niente. E questa è una frase che mi ha fatto sempre pensare. E lui mi faceva esempi, no? Di quando durante la sua vita ha studiato con certi maestri e gli hanno dato un tot, con altri gli hanno dato un tot, e il momento in cui non studiava con nessuno era quasi che la sua vena artistica si congelasse, non avesse, diciamo così, un'evoluzione. Quindi le molecole cerebrali hanno una certa vibrazione e dato che nell'universo le frequenze, molecole di stessa frequenza si attraggono, non è un caso che certe persone incontrino altre. Nelle accademie che io ho frequentato tre accademie e mezzo, poi vi dico perché il mezzo. Che cosa ho sempre incontrato? Dei ragazzi, bambini, 15 anni, che dopo pochi mesi riuscivano a fare cose che in realtà facevano. Eseguivano, suonavano persone molto più grandi, ma con una semplicità veramente disarmante che faceva pensare. Ora, relazionando il tutto alla fisica quantistica, come diceva anche Emilio Del Giudice, quando due menti, appunto le molecole cerebrali degli individui, stanno più vicino, che succede? Non si sommano, oltre a sommarsi, anzi, queste frequenze diventano esponenziali ed Emilio Del Giudice fa proprio un calcolo matematico che non vi ripeto. Quindi lo stare vicino, prima cosa, ecco, abbiamo capito che l'incontro di più menti, ad esempio musicali, ma può essere anche nell'arte in genere, nella filosofia, nella pittura, nella scultura, più menti che si uniscono a livello cerebrale hanno questo effetto di amplificare le capacità. Quindi è stato studiato questo non è un caso. Io mi ricordo che da ragazzo andavo ad ascoltare ero, avevo 15-16 anni, andavo ad ascoltare dei concerti e a un certo punto mi divertivo a seconda di come eseguiva l'esecutore il brano. Mi divertivo a scoprire qual era il maestro. Quindi l'importanza del maestro e della scuola è evidente, come è evidente in un'ottica quantistica, che l'unione di più persone, un incontro che può essere casuale in un'accademia, non lo è.
Perché abbiamo detto che nell'universo molecole di stessa frequenza tendono ad ammassarsi. Tanto che, sempre nell'ottica quantistica, è stato studiato il caso, ad esempio, dell'antica Grecia. Nello stesso periodo si sono chiesti: è possibile tutti i pensatori lì, Platone, Socrate, Aristotele e moltissimi altri, oppure a Firenze, i grandi pittori, tutti a Firenze, tutti lì, possibile lo stesso periodo? E quindi questa riunione nelle accademie, che anticamente, ai tempi di Leonardo, erano le botteghe, non mandavano a botteghe i bambini, no? I ragazzi, 10 anni, già andavano a bottega, laboratori d'arte. Ecco, lì proprio quell'unione di più artisti faceva sì che a livello cerebrale, a livello quantistico, quindi spiegato dalla quantistica, ci fosse un riverbero maggiore di frequenza. Tanto che Emilio Del Giudice cosa diceva? Cioè, il genio chi è? Non è colui che ha particolare capacità, è colui che a livello mentale, di molecole cerebrali, di frequenza a livello cerebrale, è in grado di correlarsi con più menti e prendere il meglio di tutti e crescere a livello quantistico. Tanto che, ha spiegato parecchie cose sono spiegate. Ad esempio, quando si ascolta Mozart, una frase molto sovente, qual è? Io questo pezzo l'ho già ascoltato. Si ha la netta sensazione di aver già ascoltato un brano di Mozart, pure se non lo si è ascoltato. Mozart era un artista che evidentemente, secondo la fisica quantistica, era in grado di sintonizzarsi con più menti allo stesso istante e aveva la capacità di crescere esponenzialmente nella sua realizzazione musicale. È colui il quale il genio è in grado di connettersi con più menti. Allora, questo è ecco, spiegato l'accademico frequentato, ragazzi a 15 anni riuscivano a fare cose che incredibili, incredibili, tanto che gli stessi maestri si meravigliavano. Allora io ho fatto 3 accademie e mezzo, perché nella prima accademia, mezzo perché frequentai un'accademia francese per soltanto per 5 lezioni, poi lasciai perché faceva degli studi che avevo già fatto da 4-5 anni, poi però l'anno successivo mi iscrissi a un'altra accademia francese e feci tutti e 3 gli anni. E quindi ho questa esperienza e ho sempre detto: ma è possibile che solo da lì, oppure sempre gli stessi maestri italiani che si conoscono, diciamo così, preparano persone in grado di vincere concorsi? Sì, perché evidentemente a livello cerebrale di molecole vi è una frequenza talmente ampia e forte che unite, le menti unite, fanno sì che si crei un talento. Ho detto il talento a colui il quale si connette con più molecole cerebrali e ruba e cresce in maniera esponenziale. Tanto che, ripensando alle parole di un maestro, un grande maestro, Fabrizio da solo non si fa niente. È verissimo. Ha detto una verità anche quantistica. Ora, che cosa può avvenire, però, in senso opposto, che se una persona si trova, un artista, si trova in un ambiente la cui maggior parte, che cosa fa? Ha una frequenza cerebrale diversa dalla sua, soffre. Soffre fino, secondo Emilio Del Giudice, ma anche altri fisici quantistici, fino alla malattia. Potrebbe ammalarsi, in quanto le molecole cerebrali del fisico, del corpo, non vibrano in sintonia con chi gli sta vicino. E quindi ecco spiegato perché tanti artisti cambiano, passano
passano, ad esempio, i pittori passano dal periodo del rosso al periodo del verde, cambiano poi maniera di dipingere, così gli artisti, si cambia orchestra, si cambia formazione, perché si arriva a un certo punto in cui le frequenze non combaciano e c'è discordia. Quindi questo lungo discorso per far capire che forse, forse, c'è una stretta connessione tra fenomeno quantistico atomico, degli eventi atomici, e anche nel macrocosmo, ossia nulla è a caso. Tanto che Pauli si incontrò con Jung, e per 25 anni Pauli era un po', diciamo, un po' un genio come sregolato, e faceva tardi la sera nei locali di Zurigo, poco raccomandabili. Beveva, faceva risse, e a un certo punto si trovò un po' in difficoltà e andò da Jung come psicologo perché aveva bisogno di un'analisi. Nacque un'amicizia e da una parte Pauli portò, storicamente ci fu questo incontro, no? Da una parte portò la parte fisica, diciamo matematica, fredda, dall'altra Jung che studiava gli eventi dell'animo umano, gli eventi della vita dell'uomo, si unì e scoprirono che c'erano molte connessioni tra fisica quantistica e vita, e vita, e psicanalisi. Ecco perché poi Jung scrisse il suo trattato di sincronicità, ovvero nulla è al caso, e quindi anche gli incontri artistici non sono a caso. Noi suoniamo quello che pensiamo, o meglio ancora, noi suoniamo ciò che le molecole, secondo la frequenza delle nostre molecole. Perché quello che ci fanno fare incontri è quello che ci fanno studiare, è quello che ci formano. E quindi anche negli incontri artistici nulla è al caso. Ma bensì è tutto un processo sincronico. Cos'è il processo sincronico? È quando gli eventi non sono a caso, ma bensì sono eventi significativi. Questo è importante. Quindi ripensiamo un po' alla nostra vita d'artisti, perché abbiamo fatto certe scelte, perché abbiamo fatto certe scuole. Ma è tutto a caso? Non è tutto al caso, secondo la fisica quantistica. Spero che questo video a qualcuno possa servire. È un video appunto che ho fatto sotto coronavirus perché non avrei mai avuto il tempo prima di farlo. E è un periodo che pensavo a questo video e l'ho fatto. Un saluto a tutti.